Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it e benvenuti in questo nuovo video. Qua dentro troviamo dei mattoncini simil Lego, non sono proprio Lego. È un robottino da assemblare, ci sono circa 350 mattoncini, ma la specialità di questo robottino è che è smart, perché all'interno della confezione troviamo anche un telecomando che usa il Wi-Fi 2.4 GHz che si collega con il robotino ed è in grado di farlo andare avanti, indietro e ruotare di 360 gradi grazie ai cingoli. Ma in più abbiamo la possibilità di scaricare l'applicazione per lo smartphone, applicazione che poi ci permette, oltre che a gestire comunque il movimento del robotino, anche di cimentarci con una specie di programmazione. Possiamo anche scegliere di creare un percorso che lui seguirà, lo possiamo comandare vocalmente, ci possiamo, diciamo, sbizzarrire in diverse opzioni. Chiaramente questo poi ve lo farà vedere nel corso della recensione. Adesso andiamo a aprire la confezione, vediamo cosa offre la confezione, anche le istruzioni se sono semplici, se sono dettagliate. Dove l'ho preso? L'ho preso su kafago.com, è un nuovo, o meglio, per quanto mi riguarda, è un nuovo store cinese con il quale ho iniziato una collaborazione. Mi è arrivato dalla Cina in circa 12 giorni lavorativi, senza nessun tipo di dogana, consegnato con le poste, quindi tranquillamente. E niente, adesso andiamo a aprire la confezione e vediamo cosa c'è al suo interno. Voilà, apriamo la scatola e vedete che all'interno, non ho resistito, l'avevo già aperta. Troviamo il radiocomando con l'alimentatore, o meglio, il cavetto per caricare il motore del robottino. Poi abbiamo tutti questi sacchettini che sono divisi un po' come sono i classici Lego, quindi dovremo andare ad aprire prima l'1, il 2, il 3, il 4 e il 5. Questo è il blocco del motore, dove abbiamo qua il tastino di accensione off e on. Qua abbiamo poi lo speaker, mentre questo, no, dov'è? È qua. Questo è l'ingresso per il jack di ricarica e queste sono le istruzioni. Istruzioni che, come vedete, sono davvero molto molto dettagliate. Ci sono circa 35 pagine, davvero molto semplici. Devo dire che da questo punto di vista davvero un ottimo lavoro. Poi c'è anche la possibilità, vedete, di scannerizzare il QR code per scaricare poi l'applicazione da utilizzare per pilotare questo robotino. Adesso, con l'aiuto di Luca, lo andremo ad assemblare in modo veramente rapido, rapido, rapido e vi faremo vedere poi come funziona. E voilà, eccolo qua assemblato come per magia. Allora, abbiamo impiegato circa 4 ore, 2 orette al giorno, con calma. Comunque Luca ha 5 anni, quindi piano piano ci siamo messi ad assemblarlo e ci siamo davvero molto divertiti. Ma soprattutto sono rimasto ben impressionato dalla qualità dei materiali, cioè questi mattoncini sono praticamente identici ai Lego, sia per quanto riguarda le dimensioni, chiaramente, ma anche per quanto riguarda la plastica utilizzata e il peso. Cioè, il peso, ragazzi, un mattoncino confrontato con un Lego pesano praticamente uguale e non penso che Lego sia contenta di tutto ciò. Tuttavia, il robot, una volta assemblato, è davvero molto bello, divertente. Si muovono le braccia, la testa, gli occhietti della testa, e con i cingoli ci possiamo divertire perché cammina, che è un razzo. Tramite il radiocomando è possibile pilotarlo in modo molto semplice. Abbiamo questi tasti: il tasto per mandarlo avanti, il tasto per mandarlo indietro e il tasto per farlo ruotare a sinistra e farlo ruotare a destra. Chiaramente poi con la combinazione avanti e destra e sinistra lo faremo sfrecciare per tutta la casa. Non ha nessun tipo di problema neanche a salire sopra i tappeti e devo dire che è davvero molto molto divertente. C'è anche la possibilità di utilizzare l'applicazione. L'applicazione però non mi ha assolutamente convinto. Vi spiego il perché. Vi parlo velocemente dell'applicazione. È disponibile solamente su iOS, su Android, come vi ho detto, non è più disponibile. Play Store l'ha cacciata via per problemi di sicurezza, mentre su iOS pare che sia più sicura, ma questo sinceramente non ne ho la certezza. Comunque, l'applicazione, una volta che viene lanciata, bisogna scegliere il tipo di motore che abbiamo, andare a cercare il tipo di robot che abbiamo. Non viene memorizzato, diciamo, e poi andare a scegliere questi tre tipi di funzioni. Abbiamo la possibilità di utilizzarlo come remote control, ovvero come joypad fondamentalmente, la possibilità di programmare, non ci ho capito niente, e
le istruzioni che sono vuote. Andiamo a premere Remote Control e qui abbiamo quattro diverse possibilità di pilotaggio, se così si può dire. Il classico che simula il radiocomando, ok? Poi abbiamo questa modalità col giroscopio, praticamente dovremo pilotarlo in questo modo, ok? Che quando lo pilotate ruota lo schermo e impazzisce, anche questa è una funzione veramente inutile. Abbiamo la possibilità di disegnare un percorso e questo effettivamente funziona, ok? Quindi disegniamo un cerchio, lui farà un cerchio. E poi abbiamo la possibilità di utilizzare i comandi vocali che non funzionano. C'è qua la lista dei comandi in inglese, non ho la pronuncia proprio anglosassone, però non capisce veramente niente. Quindi dal punto di vista dell'applicazione sinceramente la trovo abbastanza inutile, avendo poi comunque il radiocomando non ha praticamente senso. Questo è il robottino e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto, mi sono divertito, Luca si diverte un sacco, sfreccia per casa avanti, a destra e a sinistra, e devo dire che, come ho già detto durante il video, sono rimasto davvero ben impressionato dalla qualità dei materiali, dei mattoncini che sono davvero molto simili agli originali Lego. Ahimè, questa comunque è una taroccata cinese. Detto questo, se siete interessati all'acquisto lo trovate su kafago.com con la spedizione gratuita. È un'offerta assolutamente da non perdere, ok? C'è un codice sconto che trovate sotto la descrizione del video, assieme ad un link da cliccare. Il sito è assolutamente sicuro, state tranquilli, ci metto la faccia, quindi comunque, anche il naso ci metto, quindi comunque potete stare tranquilli. Mi è arrivato in circa 12 giorni lavorativi con le poste italiane, senza tipo di dogana e pagare nient'altro. Quindi, se siete interessati, il prezzo è veramente interessante, ma non ve lo dico. Vabbè, il prezzo ufficiale ve lo dico di circa 30 euro, però lo pagate molto di meno. E se siete interessati, davvero io ve lo consiglio perché è molto molto divertente da usare con radiocomando. Ciao da Diego e dal robot.